sono finiti tutti quanti? Lorenzo. Oh oh, guai in vista! È richiesta la tua presenza qui, adesso. Ah, non possiamo fare domani! Sto ancora cercando il prescelto! Per quello mi hai profondamente deluso. Ehi, non è colpa mia se quello lì è introvabile! Torna qui, è un ordine. Va bene, va bene! Oh, Mega City! Papà deve andare a fare una lunga chiacchierata con un lord. Mi raccomando, non farti distruggere! Ho raggiunto il limite del mio potere, ma finalmente sono riuscita ad arrivare in questa era. Devo solo andare indietro, ma devo anche accelerare i tempi per quello che si trova là sotto. Il nulla può aspettare. Ti chiedo scusa, amico prescelto, ma nel futuro hai incontrato Renzo troppo presto. Il vostro incontro ha creato troppe catastrofi. Cambierò le cose. Amico prescelto, tu sai chi è? Dimmelo! Io e te ci conosciamo già nel futuro. Sei arrivato giusto in tempo. Ho solo una possibilità, ma devo riuscirci. Non ci credo! Terra! Finalmente sto arrivando, Condor! Ma che succede? No! Perché sto andando indietro? Aiuto! Aiuto! Non è stato perfetto, ma almeno ora ci sarà un equilibrio. Sono cambiata, questo è un segno positivo. Vorrà dire che Renzo non incontrerà il prescelto molto presto, ma solo quando sarà il momento. Credo però di aver mandato avanti solo la parte centrale e nord dell'isola, e tutta l'altra parte è tornata indietro. Oh, siete voi! Chiedo scusa, ma per il prescelto dovrete aspettare ancora un po'. Ma ricordate di iscrivervi al canale e di inserire il codice Pazzox nello shop di Fortnite per supportare le stories. E anche nel futuro, tutte le stories escono di sabato. Finalmente si sta svegliando. Renzo! Volevo dire, Lorenzo, svegliati! Chi sei? Ti ho preso dei vestiti e dei guanti. Non puoi andartene in giro tutto nudo. Sei un angelo. Perché mi ha dato questi abiti? Perché mi ha chiamato Lorenzo? E forse il mio nome? Ah, non ricordo nulla. Perché sono nel bel mezzo della giungla? E chi era quella donna? Anche se non ricordo più chi sono, so qual è il mio obiettivo. Cavolo, non dirmi che ricorda ancora del prescelto. Niente mi fermerà, perché io sposerò quella donna. Tutto sotto controllo, è solo un idiota.
Ma comunque lo terrò d'occhio. È mia responsabilità assicurarmi che tutto vada bene, senza intervenire troppo però. Non vorrei creare altri casini temporali. Wow! Guarda che roba! Sembra di stare in un luogo molto antico. E quelle? Ah, ma che lingua è? Eppure più le guardo più sono familiari, ma non riesco a comprendere. Vabbè, dirà grande tempio antico. Oh, che vista da quassù! E questo? Di che si tratta? Amico, quello non si tocca. Oh, calmo con quella lancia! Ma come hai fatto a salire qui? Beh, non ci crederai mai, ma ho usato quelle cose chiamate scale. Non sono stupido. So cosa sono le scale. Ma pensa te, anche io! Quante cose in comune che abbiamo! Hai finito? Sì. Intendevo, come hai superato i miei dinosauri che erano di guardia? Dinosauri? No, non li ho visti. Ah, si saranno distratti come al solito. Aspetta, stai dicendo che ci sono i dinosauri? Certo che ci sono. Adesso piantala di prendermi per il culo. Che cosa sei? Un esploratore? Stai cercando anche tu quello strano simbolo? Strano simbolo? Sì, sono un esploratore e senza di me non troverai mai il tesoro. Un tesoro? Come fai a saperlo se ancora non sappiamo che cosa contiene? Beh, perché... perché c'è scritto lì! E che cosa dice? Oh, beh, dice... il tesoro si trova oltre... oltre la statua. E che solo un esploratore può aprirlo. Come può dire tutto questo se i simboli sono così pochi? Hai molto da imparare, amico, molto da imparare. Amico, non fare mai più quei movimenti. Mi si è gelato il sangue. Ehi, aspetta! Hai sicuramente bisogno di me. Per caso hai visto una bella donna vestita di bianco? No, vedo solo un cretino che non sta mai zitto. Ah sì? E chi è? Prova ad indovinare. Ah... Ok, stanno arrivando i rinforzi. Wow! Da vicino è ancora più grande! Comunque, visto che siamo qui e dovremmo collaborare, io mi chiamo Ramingo. Il mio nome è Lorenzo. Credo. In che senso? Tu non sai come ti chiami? Purtroppo non ricordo più chi sono. Ma una donna mi ha chiamato Lorenzo. Va bene, Lorenzo. Che cosa dicono? Oh, è semplicissimo. Fammi vedere più da vicino. Dicono il tesoro è qui. Hai visto quanti simboli ci sono? Sì, ma tutte le altre parlano di una frase: aprire il tesoro. Fattelo dire, sei davvero strano. Ramingo, non entriamo. Che cosa fai? Vuoi entrare senza armi? Aspettiamo i rinforzi. Ok, aspettiamo. Ma quando arriva? Mi sto annoiando. Eccola lì, è lei. Scusa, Ramingo. Ho perso tempo a cercare le armi migliori. Grazie. Con queste possiamo difenderci per bene. Quindi è lui il tizio che mi hai raccontato su Telegramite? Un tele che? Non conosci Telegramite? È usato per mandare messaggi sul tuo smartphone. Mai sentito. Nel dubbio, ciao anche a te. Bene. Dato che sei tu l'esperto e hai letto come aprire, a te l'onore. Oh, con piacere! Aprirò questa cosa in meno di un minuto. Prego, fai pure. Sì. Apriti sesamo! Magica pula!
Magia, magia! Avada Kedavra! Il minuto sta per passare. Ah, sono sbagliato a frase. Ora dirò quella giusta. Che idiota. È meglio che gli dia una mano. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi. Ma dove l'hai trovato questo tizio? Non ci posso credere. Visto? Che vi dicevo? Forza, entriamo. Mi raccomando, fate attenzione. Oh mamma. Ascoltate, il mio nome è Optimus Prime. Oh, cavolo. Wow, 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 via da qui! Dove andiamo? Di là, c'è un'uscita. Beh, almeno sono vivi. Credo che se la possa cavare da solo. Tornerò più tardi. Lea, che schifo. Sono tutta ricoperta di fango. Ma dove sono finiti gli altri? Abbiamo fatto davvero un gran volo. Purtroppo quel salto ha diviso il gruppo. Beh, almeno ci siamo portati il tesoro. Più o meno. Sembra un robot. Il mio nome è Optimus Prime. Sì, questo l'hai detto anche prima. Puoi stare zitto. Lascialo parlare. Siamo organismi robotici autonomi provenienti dal pianeta Cybertron. Molto più grandi, questo pianeta ha modificato le mie dimensioni. E perché ti trovavi lì dentro? Eravamo una razza pacifica, di esseri meccanici intelligenti. Ma poi venne la guerra tra gli Autobot, che combattevano per la libertà, e i Decepticon, che sognavano la tirannia. Inferiori per numero e mezzi, la nostra sconfitta era pressoché certa. Ma nei giorni finali della guerra, una nave Autobot lasciò la battaglia. Trasportava un carico segreto, che avrebbe cambiato il destino del nostro pianeta. Una missione disperata, un'estrema speranza, una speranza che svanì. Poi una strana luce mi ha preso, e sono stato chiuso là dentro. E per caso con te c'erano anche dei tesori preziosi? Oh. Nessun tesoro, ma ogni tanto arrivava quest'uomo ricoperto da un'armatura fatta di pietra. Maledetto, è sicuramente Relic. Chi è Relic? Uno che crede di essere il re di questa giungla. È un uomo molto pericoloso. Non ci si può fidare di lui. Ah, quindi un leone. Scusate, ma devo fare due chiacchiere con lui. Beh, siamo rimasti solo io e te, Amazon Prime. Ripeto, il mio nome è Optimus Prime. Ah, sì, giusto. Ora che si fa?